Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Stadio News Calcio e Caffè, quella che è l'analisi mattutina dei giornali su quello che è il momento attuale del Palermo Calcio e non solo, di tutta la Serie A, Serie A che ieri ha visto concludere l'undicesima giornata del girone d'andata proprio col Palermo in campo, una sconfitta cocente tra le muramiche per la squadra allenata da Giuseppe Iachini, un 1-0 senza discussione contro l'Empoli, contro una diretta concorrente per la salvezza, ma non solo, nella serata si è giocata anche la sfida tra Chievo-Verona e Sampdoria, match conclusosi sull'1-1, quindi pareggio per i clivenzi contro i genovesi. Vedremo questo e molto altro dalle pagine dei giornali che sono oggi, in questa mattina, in edicola. Per quel che riguarda ovviamente tutto il campionato di Serie A, con un occhio di riguardo per il Palermo e per la sfida di ieri contro l'Empoli, sfida che potrebbe essere decisiva anche per le sorti in panchina di Giuseppe Iachini, che vede la sua sicurezza sulla panchina del Palermo traballare dopo l'ennesima sconfitta in campionato, l'ennesima sconfitta in casa. Andiamo a vedere più attentamente però dalle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, partendo dalla Gazzetta dello Sport. Gazzetta dello Sport che dedica la prima pagina a Inter e Milan, l'Expo continua ovviamente sulla situazione di campionato e di classifica delle milanesi, che in questo momento sembrano essere le squadre più in forma del campionato, mentre troviamo in taglio alto Juve da Champions con Morata e Mandzukic. Ricordiamo oggi la Juventus gioca in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach, partita che può risultare decisiva già da adesso per il passaggio del turno dalla fase a gironi agli ottavi. E poi, come abbiamo già detto, il campionato, i posticipi, Eder inglese, Chievo-Samp 1-1, colpo Empoli, ora Iachini trema. Questo ovviamente per quanto riguarda i posticipi dell'undicesima giornata di campionato giocati ieri sera sui campi di Verona e di Palermo. Dalla Gazzetta dello Sport passiamo invece alla prima pagina del Giornale di Sicilia, che ovviamente dedica la sua prima al Palermo e alla sfida con l'Empoli. Palermo altro KO, all'Empoli basta un gol, prima la traversa di Girardino, poi il gol di Saponara, nel finale una doppia parata di Skorupski nega la gioia del pari ai rosanero, Rigoni e Trajkovski. Questo per quanto riguarda ovviamente anche le occasioni avute dal Palermo nel finale di gara, occasioni avute per pareggiare una partita che il Palermo sostanzialmente non è mai riuscito a dominare contro l'Empoli. Dalla prima pagina del Giornale di Sicilia passiamo a un'altra prima pagina, quella del Corriere dello Sport, che ovviamente ha in prima pagina la Juventus oggi impegnata in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach, ma anche sul mercato della Juventus. Pogba resta, l'annuncio di Raiola, l'agente del centrocampista francese, mentre per quanto riguarda il Palermo in taglio alto, Palermo KO, Iachini trema, colpo dell'Empoli con Saponara, futuro nero per il tecnico. E andiamo a vedere l'analisi del Corriere dello Sport sulla partita di ieri tra Palermo ed Empoli. Qui nelle pagine del quotidiano sportivo, la beffa è Saponara, Palermo KO tra i fischi, leggiamo nel titolo dell'articolo a firma di Paolo Vannini, negato un rigore su Girardino, colpita una traversa. Iachini adesso rischia, ovviamente la situazione del tecnico rosanero non può essere delle più convincenti dopo l'ennesima sconfitta tra le muramiche. Oltre alla cronaca troviamo anche il notiziario su quelli che sono gli infortunati del Palermo. Morganella in gruppo, si avvicina al rientro, questa è almeno una buona notizia per quanto riguarda Iachini. Poi ci sono anche le chiamate dalle rispettive nazionali per Lazar, Gonzalez e Trajkovski, che in questo momento sono i tre rosanero che saranno impegnati nella pausa per le nazionali, che ricordiamo si terrà il 15 novembre, dunque campionato che si fermerà il 15 novembre dopo Palermo-Chievo della dodicesima giornata. E sempre dal Corriere dello Sport andiamo a leggere le pagelle. Sorrentino ok, male Vasquez, Skorupski c'è, quindi per il Corriere dello Sport Sorrentino migliore in campo con 6,5 insieme a Rispoli. Sorrentino solito baluardo, nel primo tempo compie due belle parate, poi è sorpreso dal piazzato di Saponara, l'autore del gol, che ha 7 in pagella insieme a Skorupski, Costa e all'allenatore Giampaolo per l'Empoli, mentre peggiore in campo per il Palermo Franco Vasquez con 5 in pagella. Pessima serata, e se non c'è lui il Palermo perde oltre la metà della sua forza.
Di questo e di altro sulla partita del Palermo contro l'Empoli ne parliamo con Salvatore Geraci del Corriere dello Sport. Buongiorno Salvatore. Buongiorno a voi. Allora Salvatore, Palermo che ieri sera non ha convinto, Palermo che ha avuto notevoli problemi sia in fase di impostazione che in fase di conclusione, come ha detto Iachini che più in là andremo ad ascoltare. Secondo te qual è stato il vero problema di questa squadra? Ma il vero problema di questa squadra è antico ed è una situazione che non si vuole o non si riesce a comprendere. Io ritengo che non si voglia comprendere, cioè la squadra aveva dei difetti di organico quando è stata costruita, bastava soltanto avere la tranquillità e la serenità di riconoscere tutto quello che era stato fatto o non fatto e pedalare di comune accordo nella speranza di poter fare qualcosa a gennaio e di poter migliorare le cose. Ovviamente questo come discorso generale, poi partita per partita possiamo parlare di qualunque cosa. Ieri il Palermo certo non è stato un grandissimo Palermo, però se valuti un po' e se pesi tutta la situazione, se pareggia non è che gli puoi dire niente, insomma ha avuto le stesse occasioni che ha avuto l'Empoli e può recriminarsi qualche cosina, però sai, questi sono poi discorsi che lasciano il tempo che trovano. Domanda secca, tante occasioni favorevoli sbagliate dagli attaccanti e dai centrocampisti, può essere un problema di schemi offensivi, Girardino che ancora non si è integrato, Vasquez e Girardino che ancora non riescono a trovare l'intesa? Ma sai, se io ti dico di sì, la interpretiamo in una maniera restrittiva, se io ti dico di no, così sembra quasi una ricerca di scuse per quello che non è stato fatto. Il problema esiste, ma il problema esiste dal giorno in cui il Palermo ha deciso di spendere due giocatori come Dybala e Belotti e di cambiare atteggiamento, non avendo però previsto che Girardino aveva bisogno di tempo, che il modulo d'attacco aveva bisogno di tempo per essere rimesso in gioco, che si passava attraverso una situazione senza attaccanti che avrebbe potuto dare dei buoni frutti ma che poi non li ha dati e che comunque anche questa passava attraverso la valutazione di giocatori appena arrivati. Era un cumulo di situazioni a rischio che purtroppo non hanno prodotto i risultati sperati. Per fortuna la situazione è difficile ma non disperata. Lì bisogna capirsi e intendersi. C'è fiducia agli Iachini, bene, si continui con lui senza ovviamente ostacolarne da un punto di vista psicologico e anche direi morale, di ambiente la situazione. Se invece non si è d'accordo su questa tesi, che si dica apertamente. Aspettare che i frutti cadano da soli dall'albero mi pare che sia si rischia insomma di vederli cadere quando sono ormai diciamo cotti. Perfetto, Salvatore, sul colpo di genio invece di Saponara, obiettivamente il Palermo cosa poteva fare in più? La barriera poteva stare ferma, Sorrentino poteva mai pensare che il pallone sarebbe andato a finire nell'angolino basso? Oggettivamente è difficile immaginare una cosa del genere. Il Palermo ha fatto quello che doveva fare una barriera. Saponara ha fatto la grande furbata che spesso non riesce per pochissimi centimetri e che invece ieri è riuscita come un colpo straordinario. Quindi lì tutto il merito è di Saponara. Poi possiamo metterci a sorridere su come è nato il gol, possiamo elogiare il fatto che abbiano studiato a tavolino una situazione del genere, ma la barriera lì salta di solito, non vedo barriere che non saltano, non le ho mai viste nella mia vita. Poi lì c'era pochissimo spazio, quindi uno poteva pensare che cosa, che non saltando la palla non arrivava. Questi sono giocatori ormai in grado di colpire il pallone e di metterlo dove vogliono, e quello è un incidente di percorso. Quello che non va bene casomai è il fatto che il Palermo non abbia un pizzico di cinismo, non abbia la capacità di tradurre in gol anche le situazioni più elementari. Poi si può parlare di fortuna o di sfortuna, ma la verità è questa, cioè noi le occasioni le abbiamo avute e non siamo riusciti a mettere la palla dentro. Perfetto Salvatore, un'ultima domanda e poi ti ringraziamo per il tuo intervento. Figurati. Sono qui a disposizione, tranquillo. Certo.
Allora, ne facciamo due a questo punto. Chi è il tuo migliore in campo del Palermo e anche chi è il tuo peggiore in campo, se così si può dire, della partita di ieri? Io sono entrato in collegamento quando leggevi le pagelle del Corriere dello Sport, ovviamente, e ascoltavo io con attenzione. Migliore e peggiore in campo. Noi siamo abituati a dire che il migliore in campo è Sorrentino, lo è stato anche nelle partite in cui il Palermo è riuscito a vincere, quindi questo ti lascia immaginare anche quanto noi siamo un po' balbettanti nella fase di non possesso e quindi diamo agli avversari la possibilità di tirare molto in porta. L'anno scorso era la stessa cosa, però facevamo un mucchio di gol, quest'anno invece abbiamo qualche problema, quindi più che un nome io ti direi che è l'atteggiamento della squadra che non mi convince in questo momento, mi sembra che sia quantomeno confusa, ma non perché non si lavora o perché non si apprende o perché non si faccia quello che bisogna fare, è una situazione in cui nessuno riesce a essere se stesso, perché se il migliore in campo è stato Rispoli dopo Sorrentino, io ti devo dire che tanta confusione è stata fatta, la generosità non puoi negarla a nessuno, anche su Vasquez il peggiore in campo, sì. Ma Vasquez, ragazzi, canta e porta la croce da ogni partita, noi aspettiamo sempre da lui che faccia i miracoli, purtroppo il discorso non è così, una squadra funziona non perché c'è un fuoriclasse o perché ci sono due che sono bravi, la squadra funziona solo ed esclusivamente quando tutto è in sintonia, e allora il peggiore in campo, il migliore in campo non penso che ci sia stato nessuno tranne Sorrentino, il peggiore in campo penso che sia stato il Palermo. Perfetto Salvatore, come sempre disamina molto corretta e molto puntuale su quella che è stata la partita di ieri del Palermo. Ti ringraziamo per questo tuo intervento, speriamo di averti ospite qualche altra volta, grazie mille. Ringrazio voi, tanti, tanti saluti agli ascoltatori e chiamatemi quando volete. Perfetto, salutiamo dunque Salvatore Geraci del Corriere dello Sport e passiamo a quella che è invece l'analisi della partita, degli altri giornali, passiamo alla Gazzetta dello Sport, che ovviamente sulla cronaca della partita risalta il gioiello di Saponara, la punizione di Saponara. Saponara killer, ora Iachini trema, l'Empoli vince, a Palermo con un gol del fantasista rosanero fischiati. Idea di Carlo per Zamparini, si parla ovviamente anche delle possibilità di cambio in panchina con l'ex allenatore di Chievo e Cesena come prima chance per sostituire Iachini qualora dovesse essere esonerato, anche se per il momento si tende ad aspettare la prossima sfida di campionato contro il Chievo, sfida che potrebbe essere decisiva per le sorti di Iachini. Troviamo anche le parole di Giampaolo: che dedizione i miei ragazzi. Giampaolo ovviamente soddisfatto della prova del suo Empoli. Non possiamo dire lo stesso per Giuseppe Iachini, come leggiamo nelle pagine regionali della Gazzetta dello Sport, nella pagina siciliana del quotidiano Rosa, un KO immeritato su Girardino era a rigore, questo il titolo all'articolo a firma Fabrizio Vitale, a rischio la panchina di Iachini, io da Zamparini non mi aspetto nulla, il Palermo ha giocato ed è stato sfortunato, queste le parole di Giuseppe Iachini che ora andiamo ad ascoltare nella conferenza stampa post partita. Iachini ovviamente che ha parlato della sfida, della prestazione dei suoi e anche di quello che può essere il suo futuro a Palermo. Da parte della squadra dobbiamo solo continuare a spingere, a lavorare, a farlo con testa giusta, mentalità giusta. Io penso che oggi la squadra abbia messo in campo quello che doveva fare. Ripeto, ci è mancato il gol perché le occasioni le abbiamo create, l'impegno c'è stato fino in fondo, qualche sbavatura c'è stata come ci può essere in tutte le partite, ma poi alla fine il risultato, la squadra oggi per quello che ha fatto, che ha prodotto, per come si è impegnata, lo meritava ampiamente a mio avviso per le occasioni create. Per il resto, non so, altre cose non posso dire se non quella di con il presidente. Sono 2 anni e mezzo che sono qui. Il lavoro, quello che è stato fatto, che non è stato fatto, è in vista, poi le eventuali cose o decisioni o altro, io, il Presidente mi ha sempre manifestato, no, sotto tutti gli aspetti, fiducia, poi vado avanti e per il resto non posso dire niente, insomma la squadra
è compatta nel voler credere, nel voler andare a lavorare sempre, migliorare, perché abbiamo anche, abbiamo detto, tanti ragazzi anche giovani che ovviamente hanno bisogno di lavoro, di crescita e di poter andare a migliorare proprio su questi particolari per essere più bravi poi nell'andare a finalizzare, perché in questo momento ritengo che rispetto alla mole di quello che magari è, di come arriviamo a ridosso dell'area di rigore avversaria, ci manca il gol, ci sta mancando qualche gol in più, perché dietro tutto sommato ci stiamo aggiustando. Il mio nome è Annawer. Recitare mi permette di esplorare, di cambiare. Sono attratta da quello che mi sorprende. Come quest'auto. È un cambiamento totale. Nuova Hyundai Tucson. Change is good. Tua a 19.450 euro e con Hyundai i-Plus a 290 euro al mese. In tutti gli showroom Hyundai. Passa a TIM. Ricevi un omaggio direttamente presso i nostri punti vendita. Negozi TIM Spicuzza ti aspettano a Palermo nei punti vendita di Via Orsa Minore 123 e Via Notar Bartolo 3/G. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e accessori. Teleottica Carla. Venite a trovarci per scegliere la montatura più adatta al vostro viso e alla vostra personalità. Siamo a Cinisi in Corso Umberto 98 e a Terrasini in Via Perez 78. Telefono 091 86 65 661. Teleottica Carla. Ci prendiamo cura del vostro sguardo. Stop! La convenienza è solo qui. Sconti del 50% per rinnovo esposizione. Alta qualità a basso prezzo. Finanziamenti a tasso zero fino a 30 mesi. Gaspare Mazzola Arredi. Via Papa Sergio 12 a Palermo. Zona Arenella di fronte Villa Igea. Telefono 091 54 66 21. Iachini positivo dunque per quel che riguarda la situazione difensiva del Palermo. Dietro ci stiamo aggiustando, le sue ultime parole, però è un Palermo che continua a deludere, un Palermo che continua a subire reti in campionato e che ovviamente reti che valgono fin troppo per quel che riguarda la salvezza del Palermo. Vediamo anche nella pagina del giornale di Sicilia, la pagina sportiva titola Palermo un salto nel vuoto. Ovviamente si riferisce non soltanto alla partita con l'Empoli ma anche alla classifica di un Palermo che inizia a farsi preoccupante. Troviamo anche in taglio basso un commento di Salvatore Logliacono sulla partita di Gaston Brugman all'esordio da titolare in Serie A, all'esordio da titolare con la maglia del Palermo. Serata grigia per Brugman, pochi guizzi e tanta timidezza, partita ovviamente da rivedere, quella del regista uruguaiano che non è stato tra i migliori in campo per quanto riguarda il rosa. A proposito ovviamente di migliori e peggiori in campo, andiamo a vedere sempre dal giornale di Sicilia le pagelle a firma Carlo Brandaleone. Rispoli è l'ultimo a mollare, 6 in pagella per l'esterno destro, 6,5 migliori in campo Sorrentino, mentre leggiamo anche la pagella di Iachini, 5,5 non riesce a trasmettere alla squadra quella carica agonistica necessaria per impedire il palleggio dell'Empoli. Dunque un Palermo che è stato in balia dell'Empoli per quasi tutti e 90 i minuti, un Palermo che dovrà sicuramente rivedere i suoi piani tattici in vista di una sfida ormai decisiva, ovvero quella di domenica prossima contro il Chievo, sfida che potrebbe decidere anche il destino di Giuseppe Iachini. Con questo per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani mattina, sempre alla solita ora, qui su Calcio e Caffè. Una buona giornata a tutti voi.